Antonello Venditti ha letteralmente demolito le due cantanti italiane del momento, Annalisa e Angelina Mango. Ecco che cosa ha detto sul loro conto. Dopo il concerto avvenuto nella serata di ieri, 18 giugno, ha parlato liberamente delle due artiste. Annalisa e Angelina Mango sono due talenti innati. Entrambe sono uscite da Amici, ma in modi totalmente diversi e in anni lontani l'uno dall'altro. La prima ha partecipato nel programma di Maria De Filippi nel 2010. La seconda, invece, solo nel 2023. Quest'ultima, figlia del grande Mango, ha avuto un clamoroso successo all'ultimo Festival di Sanremo 2024, vincendo con la canzone La Noia. Per questo, qualche mese è volata all'Eurovision 2024, portando sul palco look strepitosi ed esibizioni veramente memorabili. Angelina Mango ha la stoffa di quella che potremmo definire un'artista internazionale. Stessa cosa vale per Annalisa, che ha comunque avuto un grande successo con la sua Sinceramente, anche se non ha vinto. L'abbiamo vista arrivare comunque al terzo posto, quindi sul podio. Antonello Venditti, altro grande artista italiano, ha parlato delle due e ha espresso un suo giudizio in merito al loro ultimo operato nel campo della musica italiana. Antonello Venditti su Annalisa e Angelina Mango. Che cosa ha detto della loro musica? Il grande cantante italiano ha tenuto ieri sera uno splendido concerto alle Terme di Caracalla. Ha chiesto durante la fase finale se qualcuno avrebbe avuto la maturità oggi, e poi ha tenuto a fare un grande in bocca al lupo a tutti coloro che avrebbero avuto l'esami. Non solo, nel backstage del mitico concerto, Venditti ha parlato senza mezzi termini della musica di oggi, e ha espresso il suo parere in merito a due artiste moderne. Stiamo parlando proprio di Angelina Mango e di Annalisa. Il cantante ha ammesso che apprezza particolarmente la musica di oggi. Non solo, ha ammesso che i giovani sono sicuramente bravi, ma che lui saprebbe fare ciò che fanno loro, ma non viceversa. Inoltre, ha spiegato che tutti sono colpiti dalle varie scadenze e hanno paura di essere dimenticati. Per questo hanno sempre voglia di uscire con pezzi nuovi, ma si lascerebbero troppo prendere dal mercato. A questo punto ha citato anche Annalisa e ha ammesso che lei è una brava cantante, ma che comunque sarebbe stata costretta dal mercato a diventare qualcos'altro rispetto a ciò che è veramente. La stessa cosa, a detta sua, varrebbe anche per Angelina Mango. Ha ribadito che sono entrambe delle interpreti fantastiche, ma che comunque devono sottostare a qualcuno che deciderebbe per loro quale musica sarebbe meglio fare. Parole, insomma, piuttosto dure. Le due cantanti decideranno di rispondere o no? Non è la prima volta che un artista del calibro di Venditti commenta nuove leve, come quando Paolo Meneguzzi sostenne che anche Annalisa usava l'autotune sorprendendo tutti.